Ciao, sono William Visacchi di bloginfissi.it. Se segui il blog da tempo, sai quanto sono importanti i vetri. Di vetri abbiamo parlato del vetro basso emissivo, del vetro selettivo, della cladina termica e di tante altre cose. Oggi però parliamo di quello che è meglio mettere all'interno di due vetri che compongono un vetrocamera o all'interno di tre vetri che compongono un vetrocamera triplo. All'interno si possono andare a mettere tre materiali. Il più comune è l'aria, è quello che si è sempre usato, aria opportunatamente essiccata, aria sottovuoto. Sappiamo che appunto l'aria sottovuoto dà un isolamento già abbastanza buono e è quello che ancora oggi viene usato nella maggior parte dei casi. Poi potremmo andare a inserire un gas argon, che è un gas non nocivo, un gas che è presente nell'aria nella misura di circa l'1%, e questo gas argon ha un potere isolante più forte dell'aria normale. Quindi nelle zone climatiche E o F, quindi nelle zone abbastanza fredde, è consigliabile usare il gas argon. E anche quello che viene usato nella maggior parte dei prodotti medi o medio-alti. Ormai il mercato si è spostato molto sul gas argon perché ti dà una prestazione su una canalina, su uno spazio di 16 mm tra un vetro e l'altro, di circa il 23% in più. Quindi hai una dispersione inferiore del 23%. Te lo traduco in soldoni: se a parità di superficie vetrata escono 1000 euro di soldini, con il gas argon ne escono solamente 770. Poi si può usare il gas krypton. Il gas krypton è un altro gas nobile e molto più raro del gas argon, è anch'esso però presente, anche se molto raro, nell'atmosfera terrestre. È un gas che ha il suo meglio quando viene usato in spazi molto piccoli, quindi quando ho un'intercapedine piccola, tipo 10-12 mm, perché magari ho problemi di spazio, magari sono degli infissi vecchi in legno che devo andare a ristrutturare, oppure ho una vetrata tripla, ho solo 4 cm, devo far stare 3 vetri, 2 camere d'aria. In quel caso lì il Krypton ha un vantaggio prestazionale veramente notevole. Il problema è che costa tanto, quindi è da usare solamente in quei casi dove veramente ne valga la pena, quindi nelle zone più fredde e appunto quando hai spessori molto piccoli. L'unico posto dove devi stare attento a non usarlo è a casa dei Superman, perché a casa dei Superman il Krypton crea veramente tanti problemi. Scherzi a parte, questo è stato un breve video, puoi leggere l'articolo. Se hai bisogno di nuovi infissi, puoi contattarmi tramite il form che trovi qui sotto. Come sempre, lascia i tuoi dati e ti ricontatterò entro 24 ore. A presto e al prossimo video. Ciao!